fatta quella. Dani ce n'è un'altra. Oh, bravo Dani. Bello. Bravo Tommy. Ciao. My name is Luca Arcobello and I was born and raised and I'm still living in Como. Since I was a child, I support Como football. Pescatori Alpha is an association of friends that is born a few years ago. They take care of promotion of Como Lake fishing, try to do the best to improve the environment, so we clean. And also, we do a lot of charity. There was an opening day of Olgiate Comasco, that is my town, Como football fan. I met there Alessio Iovine, Alberto Cerri came with us a couple of times, Nicolas Ioanno came with us, so once in a while we go outside together when we can. Ciao a tutti, sono Daniele Baselli, centrocampista del Como, ed oggi vi portiamo con noi a fare una pescatina sul lago. Mi chiamo Tommaso Arrigoni, sono centrocampista del Como, oggi andremo a fare una bella giornata di pesca con il mio amico Daniele Baselli e Luca Arcobello. Hai preso il striscetto? L'ho preso, ho provato sia proprio il striscetto. Non c'è un giro tanto, l'ho provato solo l'altro. Dove? Qua. Sì, l'ho al palo? Al l'ho palo? L'ho preso l'anno scorso. Solo per questo sono venuto io, mica per i persici. Persici c'è la sfida, dobbiamo fargli vedere che sono più forti. Persici non ne becco uno io. L'altra volta non mi sei andato benissimo sui persici. Ti dico, soffro un po' con la pesca qua che... Ma infatti verrei bullizzato a me. Che non mi si dice, capito? Io che vado via al sole. Scusate. Dovrò essere bullizzato da Arrigoni, tieni conto. Allora apri quella. Sì, guarda che ti sopra il marrone. Marrone? Mm. Sì, marrone è buono, sta buono. Facciamo vedere. Marca? Sì. Vai, butta giù, sul fondo. No, no, ma proprio sul fondo. Sul fondo, vedi? Ti faccio vedere. Esatto. Così? Esatto. A parte che qui l'unico professionista è Luca. Vabbè, pure grosso! Vabbè, fortuna del principiante. Cavolo, appena iniziata, cavolo. È iniziata, allora. Mi colpisce. No, questo è piccolino. Ma questo lo calcoli? Allora, neanche io sono un amante del pesce di lago, però ho assaggiato il luzzo e non è niente male. Piatto preferito di pesce di mare? Boh, una linguina alle vongole. Ce l'ho, Baselli ce l'ha grosso, guardate. Non so se è un coso, Ma dai, ma tu sei un bracconiere. Ho imparato ad arrivare. A me quando c'è, magari perdiamo, c'è una giornata di me, una giornata negativa. Bravo. Una giornata no, a me andare a pescare mi rilassa un sacco. Infatti tante volte vado da solo per i fatti miei. Che io alla fine... Quindi un po' mi aiuta. Ragazzi, sembra che dormite un po' qua. Luca, fallo te dai. Questo è bello. Oh, bello. Bravo Tommy. Dani ce n'è un'altra. Bravo Dani. Io sono piccoli però, No, va bene. Alla fine la pesca ti rilassa tanto, cioè nei momenti anche più difficili ritagliarti... Quelle due o tre orette sono importanti per non pensare ad altro. Sei te in mezzo alla natura ed è bellissimo. Esatto. Avere tanta pazienza. Esatto. Copiare quello che fanno gli altri. Anche? Cioè, guardare non tutta esperienza. Non andare a caso perché sennò perdi solo tempo. Luca. Anche io, vado spesso nel fiume da solo, e specialmente carpi, barbie. Luca ci siamo conosciuti il primo anno qui a Como, ovviamente, tramite Alessio, e da lì è iniziata la nostra amicizia e tuttora
fortunatamente ci porta fuori e siamo riusciti ad imparare una tecnica molto bella. E altra cosa, l'esperienza sempre il motorino elettrico qua davanti che ti aiuta, visto che questo è un lago molto profondo, ci ha spiegato tante volte Luca, che per stare fermi in un posto quindi hai faccio un di quello, sennò e muovo la punta se su. Sei l'ancora tutte le volte devi tirare su l'ancora, a ricalare giù dove vuoi pescare, ritirare su, invece con questo sta essendo, cioè, andando con il GPS ti rimane in sto punto dove vuoi pescare senza far niente. Questa è l'esca che usiamo. Vai, torni. Hai visto? È grosso, eh? Questo è un bel perk. Giornata terminata, una buona sessione di pesca. Ci vediamo allo stadio. Ciao a tutti! Sempre.